Buongiorno, benvenuti e buona giornata alla presenza del Signore. Benvenuta anche a te, sorella Marianna. Benvenuta anche a te, fratello Michele. Pace del Signore. Noi Alleluia. Vogliamo iniziare questo giorno, Michele, con tanti ringraziamenti Alleluia. Al nostro Dedede. Alleluia, grazie perché Signore. Stamattina il nostro cuore esulta davanti alla presenza Amen. Di Dio. Perché forse Alleluia. Una delle poche mattine dove leggiamo tanti, tanti ringraziamenti Alleluia. A Dio per dire: Signore Alleluia. Mi ha risposto, Signore è esaudito, Signore è intervenuto. Quindi possiamo dire un buon tempo. È un buon Michele. Tempo, sì. Siamo in un tempo positivo, diciamo, è sempre positivo alla presenza del Signore. Ma in questo tempo, in questo spazio di tempo, avvertiamo proprio che Dio sta operando miracoli. Hai letto anche proprio... tu qualche se puoi citare. Assolutamente, sì. Abbiamo pregato sin dall'inizio della settimana per gli interventi, per le visite mediche e stiamo ricevendo dei feedback straordinari. Interventi andati bene. In alcuni casi abbiamo letto che i medici sono sbalorditi da quello che hanno trovato durante un'operazione, si è intervenuto in modo straordinario, riabilitazioni che stanno avendo un'accelerazione positiva dopo aver pregato, aver presentato queste cose davanti a Dio. Molti di voi stanno accettando con fede l'intervento del Signore Gesù e credo che in questo tempo sia proprio opportuno approfittare. Quindi accodiamoci tutti quanti insieme nelle nostre richieste con fiducia, perché Dio è all'opera, Alleluia. Lo stiamo leggendo, lo avvertiamo, ma anche nelle nostre vite possiamo dire. Il Signore sta benedicendo anche le nostre richieste personali, stiamo vedendo proprio Dio all'opera in modo speciale. Noi non ci vogliamo legare sostanzialmente a quello che Dio fa, noi vogliamo ringraziarlo per quello che Egli è, Alleluia. Perché nel bene e nel male, nella risposta e nella non risposta, Egli rimane Dio e il suo piano rimane perfetto per la nostra vita. Ma in questo tempo ci sta incoraggiando a dire: stai tranquilla, stai tranquillo, perché io posso risolvere il tuo problema. E questo non è un dato, diciamo, da sottovalutare, è qualcosa di meraviglioso che ti consente di vivere una vita più affidata nelle mani di colui che può risolvere il tuo problema, se c'è da risolverlo, e di fidarsi ancora maggiormente se questo problema ancora non è il momento di risolverlo, ma Egli ti fa vivere la sua presenza proprio accanto a te durante questo periodo. E questo tempo è proprio un tempo in cui dobbiamo ringraziamo questo Signore Alleluia. Meraviglioso Alleluia. Tutti insieme. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Padre, Amen. Noi ti ringraziamo stamattina, veniamo a te con un cuore pieno di Amen. Gioia, pieno di gratitudine. Veramente noi sappiamo di non meritare, di non poter Amen. Mai fare nulla per Grazie, meritare Signor, della tua Gesù. Mano. Sì, ma noi veramente stamattina ti vogliamo dare questo tributo di lode, di gloria. Amen. Noi ti vogliamo Alleluia. Innalzare al di sopra Alleluia. Di ogni Dio, perché non c'è altro Dio come te, tu sei l'unico vero Dio. E noi vogliamo continuare a confidare in te, ti ringraziamo, ti benediciamo. Signore, grazie veramente, mancano le parole per dirti grazie, Signore, perché tu sei Amen. Veramente straordinario. Grazie per queste Alleluia. Risposte che tu ci hai grazie, dato, Signore. Perché queste risposte, Signore, rincuorano il nostro animo, Signore, danno ancora più speranza, Amen. Più forza, ci aiutano ancora di più a credere, perché sei noi siamo carnali, abbiamo bisogno, Signore, anche di essere fortificati in questo. E ti chiediamo perdono Alleluia. Per tutte le volte che ci siamo fidati poco, Signore, ma considera Alleluia. Le nostre fragilità, quindi noi ci mettiamo davanti a te anche stamattina e ti diciamo: Grazie, fortifica Signore. Il nostro cuore, Signore, Amen. Parla ancora alle nostre vite, manda ancora una parola fresca stamattina attraverso Amen. Tutti i programmi di parole Amen. Di vita, affinché noi ci possiamo sentire fortificati in te Amen. E possiamo ricevere da te nuove parole, parole che danno vita e che possano infondere vita anche agli altri attraverso Amen. Di noi. Alleluia. Signore, grazie per questo momento, grazie per quello che ci concedi, rimani ancora con noi in Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria al nome del Alleluia. Signore. Dio è buono, grazie Signore. Che meraviglioso Signore. Dio. Questo spazio, come ben sapete, cari amici che ci state seguendo, forse qualcuno lo sta facendo per la prima volta, è uno spazio in diretta, siamo questa mattina sono le ore 9:38 del 10 novembre, stiamo parlandovi proprio dagli studi di Parole di Vita in diretta, leggendo, adesso leggeremo insieme un versetto che è scritto, che è inciso nel calendario di Parole di Vita, che consente a quanti hanno questa sana abitudine di avere ogni giorno una nuova meditazione a disposizione tratta dalla Bibbia, dalla parola di Dio. Crediamo fortemente, cari amici che ci state seguendo per la prima volta, che la Bibbia è la parola di Dio, non che la contenga o che parli di Dio, la Bibbia è
la parola di Dio così integralmente nella rivelazione che abbiamo oggi tra le mani. Quindi da lì prendiamo la nostra principale ispirazione. Bene, quindi vogliamo leggere questo verso che è scritto in Isaia, capitolo 6, verso 1. Amen. E dice così: nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Alleluia. Alleluia. Che bella visione che ha avuto Isaia. Meravigliosa. Cioè, un uomo che ha visto Dio assiso sul trono, su un trono molto elevato, il suo mantello Alleluia. Copriva tutto il regno, no? Quindi Amen. Questo è proprio come se il Signore volesse dire: non c'è nulla che non è sotto il dominio, sotto il controllo di Dio. Amen. Parliamo del re Uzia, che è stato un re molto benedetto dal Signore, perché lui ha cercato di fare quello che era giusto agli occhi del Signore, e il Signore l'ha reso realmente un uomo potente, l'ha usato potentemente, l'ha benedetto. Però c'è un però, anche per lui, come abbiamo detto questa mattina, è un tempo buono, dove lui ha visto la benedizione del Signore, il Signore l'ha fatto riuscire in tutto quello che faceva, era anche economicamente, il suo paese godeva di un buon momento, erano potenti. Amen. Però il re Uzia a un certo punto non ha saputo fare stima di quello che il Signore gli aveva concesso. Infatti, l'ho trovato proprio a volo prima di partire con la diretta, nel capitolo 27, verso 16, dice così: ma quando, questo parlando sempre di re Uzia, secondo Cronache 27, 16, ma quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì, ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Quindi, con questo verso, che cosa ci fa capire la parola del Signore? Che tante volte noi non riusciamo a gestire le benedizioni del Signore. Così. Il Signore ci fa del bene, ci guarisce, ci risponde, ci benedice, ci procura un lavoro. È un tempo buono, proprio come quello del re Uzia. Poi noi che facciamo con la nostra carnalità? Ci insuperbiamo. Quando uno si insuperbisce, che significa? Che quasi quasi crede che qualche capacità ce l'ha. Di essere autosufficiente. Ce l'ha lui, no? Quindi ci insuperbiamo e non riusciamo poi a gestire bene quello che il Signore ci ha concesso. Vero. Quindi vogliamo dire, prima di tutto, vogliamo prendere come, come riferimento l'atteggiamento del re Uzia, il quale non ha saputo gestire. Vogliamo fare questa prima preghiera per noi, non per gli altri. Quindi non siamo a guardare gli altri se riescono a gestire le benedizioni, guardiamo noi. Signore, aiutami a gestire le benedizioni Amen. Che tu mi concedi, Amen. Le risposte che Amen. Tu mi dai. Fa che io possa rimanerti fedele anche ora che tu hai risposto, anche ora che ho visto il miracolo nella mia casa. Amen. Fa che il mio cuore non si allontani da te e che io trova sempre del tempo per dedicarlo alla tua presenza. Perché sapete cos'è? La nostra carnalità ci porta ad andare a Dio quando dobbiamo fare delle richieste, quando abbiamo delle esigenze. Ma visto che il nostro Padre ci ama, vuole una relazione con noi, Amen. Anche quando non abbiamo problemi. Immaginate se i nostri figli vengono da noi soltanto quando hanno problemi. Michele, le tue figlie, le tue bellissime figlie vengono da te e ti dicono: papà, ho bisogno di, non lo so, ti fanno una lista di cose. Poi quando stanno bene perché papà gliel'ha comprate, non lo considerano più questo papà, quindi non c'è più una carezza, non c'è più, non penso che ti fa piacere. Assolutamente. La stessa cosa anche nei mamme, quando noi siamo lì a servire i nostri figli per tutto quello che hanno bisogno, quando poi loro sono felici e non ci vengono nemmeno a dare un bacio per dire, noi come ci rimaniamo? Dio vuole una relazione con noi in tutti i tempi, anche nei tempi buoni, perché paradossalmente quando stiamo bene ci allontaniamo da Lui, quando stiamo bene lo trascuriamo. Sì, ma diciamo nella migliore delle ipotesi ci leghiamo alla risposta di Dio, alla benedizione di Dio, come se fosse quasi simile a Dio. E consideriamo quella benedizione al posto di Dio, come se fosse quasi simile a Dio. Vero. E Dio non vuole questo. Noi non abbiamo una relazione basata sui nostri bisogni. Spesso si sente dire, la nostra relazione con Dio non deve avere al centro noi, deve avere al centro Gesù Cristo. Ah, e Gesù Cristo può, per esempio, in un periodo particolare della vita, visto che la tua vita ha un senso, ha uno scopo, Lui vuole probabilmente che tu faccia una particolare missione a suo nome, e quella missione, per poterla compiere, potrebbe anche richiedere l'annullamento di una benedizione precedente. Faccio un esempio: potrebbe averti già dato un lavoro in una città
negli anni 90 e poi improvvisamente nell'anno 2022 ti chiede lui stesso di andare in un'altra città, sarai costretta a lasciare quel lavoro per poi trasferirti in obbedienza al Signore. Ho fatto solo un esempio. Questa è una chiara e palese situazione nella quale non dobbiamo considerare quel lavoro che Dio ci dà come se fosse Dio stesso. Noi dobbiamo considerare che Dio rimane Dio, noi rimaniamo noi, Egli prende cura dei nostri bisogni e soprattutto al di sopra di ogni altro aspetto della nostra relazione con Dio c'è l'obbedienza al suo comando, alla sua chiamata specifica che dobbiamo tenere sempre in altissima considerazione. Bene, poi invece c'è la figura di Isaia, il quale vide il Signore. È un momento in certo, cui questo aspetto del versetto di oggi è veramente, cioè, proprio un inizio totalmente nuovo. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno anche noi di vedere il Signore, ovviamente, non come l'ha visto Isaia, non intendiamo quello. Ah, perché no? Ma noi lo possiamo vedere. Non mettiamo limiti a Dio, non possiamo, il quale può fare grandi cose. Però in larga linea, diciamo, cioè, tutti noi dobbiamo comunque avere un incontro personale col Signore e vedere la Amen, sua gloria. Alleluia, una gloria Amen. Che trasforma, Michele. Amen, e sai che alleluia. Mi veniva in mente? Anche quando gloria Mosè è davanti alla presenza del Signore era raggiante, al punto che gli hanno dovuto mettere un velo davanti al volto, davanti sì, al viso. Perché lui era raggiante di Dio, possiamo dire che certo. brillava di Dio. Certo, certo. Quindi quella gloria che trasforma le nostre vite, che non è una risposta alla preghiera, che non è un regalo, che tante volte diciamo sempre la gloria di Dio, sembra quasi che la gloria di Dio si manifesta soltanto nella guarigione, per dire, ma la gloria di Dio si manifesta nelle nostre vite quando noi reagiamo di Lui, quando noi maniamo la sua luce. Amen. Quindi quando noi siamo alla presenza di Dio e vediamo la sua gloria, come si vede che abbiamo visto la sua gloria? Da quello che ne emaniamo. Quando gli altri ci stanno con noi, se voi sentite che qualcuno si esprime in questo modo, non so che cosa hai, ma c'è qualcosa in te, quello non sei tu, è quel qualcosa in te, Dio che vive in te, che fa la differenza. Quindi noi dobbiamo puntare a quello, che gli altri vedano in noi, attraverso di noi, la gloria di Dio. Amen. Come? Attraverso il nostro modo di parlare, attraverso l'espressione del nostro viso, attraverso quello che diciamo, perché lo Spirito Santo che vive in noi, Cristo che vive in noi, prende il comando della nostra vita. Amen, alleluia. Ieri sentivo un fratello che diceva noi dobbiamo passare per la porta stretta, parlava della porta stretta. Come in quel momento, sai, lo Spirito Santo ti dà una rivelazione, perché lui diceva noi per entrare in questa porta ci dobbiamo abbassare, ci dobbiamo stringere se siamo cicciottelli. Invece io davanti agli occhi, sai che cosa avevo, Michele? La porta stretta che sarebbe, la porta è Gesù, no? Amen. Quindi a forma di Gesù, questa porta. Quindi l'unico, lo sforzo che dobbiamo fare noi è entrare nella sua forma. Questo è. Quindi, che significa entrare nella sua forma? Ma possiamo riuscirci con le nostre forze? Non possiamo riuscirci, però quello fa parte della santificazione, no? Dell'opera che Dio ha iniziato in noi, che è scritto anche in Filippesi, quella è l'opera che Dio ha iniziato in noi, che porterà a compimento, ovvero la trasformazione secondo l'immagine di Cristo. Quindi quello che noi dobbiamo fare è dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ci modelli a tal punto ad entrare nella sua forma. E non è la via stretta, la via larga, che significa, per esempio, non festeggiare Natale, non festeggiare, perché Gesù non si è mai andato a impericolare in queste faccende, no? Non si è mai preoccupato di dire, oh, mi raccomando, festeggiate, anche perché mi sa che Gesù festeggiava, tanto è che lo chiamavano Beone e Mangione. Quindi lui non si preoccupava di questo, i discepoli non si preoccupavano di cosa facevano, delle feste che facevano. L'unica preoccupazione dei discepoli, sapete qual era quando incontrava i fratelli? Siete battezzati? Ah no, venite un attimo qua, vi dovete... Questa era l'unica preoccupazione. Alleluia. Perché? Perché noi siamo mandati a predicare, poi lo Spirito Santo fa tutto il resto. Amen. E questa è la gloria di Dio che ha visto Isaia, e che poi la devono vedere anche in noi, che porta che cosa? Trasformazione negli altri, perché alleluia. Tu annunci la buona novella, che sarebbe la buona notizia, e lo Spirito di Dio fa tutto il resto. Amen. E quelle persone, vedete, cominciano a piangere, perché ne abbiamo detto delle belle parole. A volte non sappiamo nemmeno metterle insieme, queste parole, almeno io. Lo Spirito Santo fa lo Spirito cose. Santo invece Amen. Fa qualcosa di meraviglioso, perché Amen. Tocca le corde del nostro cuore. Amen. E lui alleluia. Veramente trasforma le vite. Amen, amen. Gloria a Dio. Ho parlato tanto stamattina. No, assolutamente, assolutamente. Mentre parlavi mi faceva venire in mente
un esempio dei vetrai che sono a Murano. A Venezia ci sono questi artisti artigiani del vetro, i quali prendono la materia prima, la lasciano scaldarsi sul fuoco per molto tempo, dopo quando devono creare, fare la creazione in vetro, avete sicuramente già visto anche voi, o addirittura qualcuno di voi ha anche esperienza in questo lavoro, tirano fuori la materia e vi soffiano dentro in modo da realizzare un vaso, una composizione, la quale raffreddandosi resta un contenitore di pregio, di bellezza. E mi facevi venire in mente, non so perché mi è venuta avanti questa scena, il fatto che alla presenza del Signore noi rimaniamo scaldati e dobbiamo sempre rimanere pronti mentre siamo alla presenza del Signore, un po' come ti parlavi di Mosè, ecco, da lì è partito. Poi improvvisamente vedrai che lo Spirito Santo soffia in te e tu prendi una forma che, se solo ti guardi indietro, dici: ma da dove è uscita questa parola, questa abilità, questa capacità di fare qualcosa? Lo Spirito Santo in te mette delle possibilità, apre i tuoi occhi spirituali, ti fa vedere delle possibilità evangelistiche, ti mette nel cuore di andare da una persona a portare un fiore, un regalo per cominciare a parlare del Signore, ti mette nel cuore la capacità e le parole giuste per mandare un messaggio a quel parente che forse non senti da tanto perché sono successe delle cose. Dio apre in te, attraverso il suo Spirito Santo, la possibilità di fare grandi cose, soltanto però dopo che abbiamo vissuto un tempo alla presenza del Signore. Anche questo può essere un tempo alla presenza del Signore, ma noi consigliamo, un po' come ha fatto Gesù, di vivere un tempo alla presenza del Signore quotidiano e personale, perché in quel tempo, chiamato la cameretta segreta, in quel tempo Dio vi forma, Dio ti forma, Dio ti benedice. Potresti trovarti senza parole, senza forse nemmeno aprire la bocca, e vivere però una grande benedizione, perché lo Spirito Santo sta rivolgendo lui a te la parola, ti sta benedicendo. Alleluia. Ti puoi trovare in delle lacrime, tutto rigato di lacrime, non capisci perché, perché la presenza del Signore in quel momento ti vuole benedire. E poi lo Spirito Santo arriva perfetto, nel tempo preciso, soffia dentro e realizza in te un'opera ancora più grande, per la quale probabilmente tu sei creato e non lo sapevi ancora. Alleluia. Questo è quello che Dio vuole fare nella tua vita. Quindi, Michele, mi hai sbloccato un ricordo. Quando hai detto lo Spirito Santo ci guida anche per il messaggio, amen, voglio aprire una parentesi su questo fatto dei messaggi, soprattutto WhatsApp, perché io credo alla guida dello Spirito Santo, amen, anche per un messaggio. Amen. Quindi non me ne vogliate, però non fate dei messaggi, un giramessaggio tipo a mo' di calderone, mandate tutto quanto. Perché questo vi dico, di non farlo diventare un messaggio di massa, anche un versetto? Perché io ho avuto un'esperienza particolare, Michele, un po' di anni fa. Ero in preghiera, mi trovavo proprio nel locale di culto. Alleluia. E dovevo iniziare il culto, e solitamente io, prima di iniziare il culto, alleluia, sai, come tutti, cerco di mettermi in comunione con il Signore, leggo la parola e comincio a riflettere. Mentre io pregavo, un pensiero mi diceva: manda un messaggio a tua sorella Daniela. Daniela aveva partorito da poco, aveva una bimba piccolina, aveva partorito da poco, e scrivi: non ti ho detto io che se credi vedrai la gloria di Dio? E io sinceramente ignorai quel pensiero, pensavo fosse un pensiero della mia mente. Vabbè, dai, dopo glielo mando, ora deve iniziare il culto, anche perché quando inizia il culto, io dico deve iniziare il culto, ci dobbiamo concentrare, basta cellulare. Di nuovo quella parola mi arriva nel cuore, dice: scrivi un messaggio a tua sorella, non ti ho detto io che se credi vedrai la gloria di Dio? Io non sono una che scrive molto, anzi. Per la terza volta io ho detto: basta, mo devo prendere il cellulare, devo mandare un messaggio a mia sorella, non fa niente, rischio di sbagliare, che ne so, forse mia sorella mi chiederà che cosa vuoi dire, io invece di se è culto gli devo dire, no, sai che cos'è? Ho preso il telefono, Michele, senza pensarci ho scritto: così dice il Signore, non ti ho detto io che se credi vedrai la gloria di Dio? Mi chiama mia sorella dopo il culto,
piangendo, disse: Marianna, quando tu mi hai mandato il messaggio ero disperata davanti al Signore perché mia figlia ha avuto un problema e teneva un braccino spezzato il dottore e lei piangeva e ha detto: Signore, ti prego. E poi c'era un altro problema che è grave, sempre sulla bambina, ora non ricordo tutti i dettagli, e lei mi disse, mentre io urlavo e credevo e chiedevo al Signore: Signore, tu vivi, io credo in te, rispondimi, Signore, ti prego, Signore, a te arriva il tuo messaggio, così dice il Signore, non ti ho detto io, quando mi sono inginocchiata davanti a Dio, l'ho dato il Signore, glorificato il Signore. Questo perché lo sto dicendo? Perché anche tu puoi essere uno strumento di Dio. Forse il Signore, forse noi siamo lì troppo attenti a fare cose di routine. Liberiamoci dalle routine, perché il Signore vuole usarsi di ognuno di noi. Il Signore non si usa solo dei profeti, solo dei pastori, solo dei dottori. Il Signore usa i suoi figli, i figli disponibili. Siamo tutti servi di Dio e da tali vogliamo dire: Signore, manda me. Come disse anche questo servo: Signore, manda me, chi andrà? Signore, manda me. Quindi stamattina rispondi anche tu: Signore, io non so fare molto, ma un messaggio lo riesco a fare. Quindi, Signore, usate di me, aiutami ad allenare il mio orecchio, perché voglio stare al tuo servizio. Quale grande onore sentire questo Re dei Re. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Noi veramente il nostro cuore esulta. Alleluia. Proprio a conclusione di questo, con questa esperienza, a conclusione del nostro spazio per la parola, vi invito a leggere. Invitiamo a leggere i primi versetti di questo capitolo 6 di Isaia, perché poi scoprirete che c'è stato bisogno che ad Isaia gli fosse purificata la bocca. Il Signore in questa visione fa qualcosa di straordinario. Alleluia. Per poi arrivare a dire: manda me, quindi arrivare proprio ad una chiamata. Vi chiediamo proprio con tutto il cuore, leggete in preghiera la presenza del Signore questo passo e fate vostra questa grande urgenza di Dio di mandare uomini e donne in delle missioni speciali. Ci sono delle missioni segrete, speciali, che Dio non può rivelare a tutti. Le vuole liberare solo a te. Se tu ti disponi, puoi fare grandi cose. E perché no? Poi quando il Signore ti ha benedetto e tu hai visto la completezza di questa missione, puoi scrivere il tuo messaggio di ringraziamento a questo numero e noi lo leggeremo. Infatti, adesso andremo molto velocemente avanti con gli appuntamenti di oggi, ma intanto oggi vogliamo chiedere ai nostri amici a casa di scriverci soltanto ringraziamenti per il Signore, perché oggi noi vogliamo ringraziare Dio, non vogliamo portare richieste. Perdonateci, ma sentiamo nel cuore di fare questo. Oggi è un tempo di ringraziamento a Dio, lo facciamo. Noi continueremo a pregare per le vostre richieste anche dopo la trasmissione. Lo sapete bene quanti ci scrivono, noi proveremo in qualche modo sempre a dare risposta, ma intanto in questo tempo ne vorremmo ringraziare il Signore. Molto velocemente vorrei darvi gli appuntamenti di oggi, che sono alle ore 10:30 il consueto appuntamento per la visita pastorale con Cataldo Petrone, e invece alle ore 12 abbiamo un appuntamento a Review, vi aspetto, con il pastore Gennaro Chiocca, il quale ci parlerà della Chiesa delle 12 ceste. Ricordate le 12 ceste? Ecco. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci fu questo movimento straordinario di Gesù e poi rimasero 12 ceste. Vogliamo insieme al pastore Gennaro Chiocca in diretta proprio ascoltare cosa c'è di profetico per la Chiesa di oggi in quell'avvenimento biblico accaduto proprio con il protagonista principale, Gesù Cristo, il quale ancora adesso, in questo momento, attraverso il suo Santo Spirito, ti sta parlando attraverso questo schermo, questo monitor o questo televisore. E poi alle ore 17:40 circa abbiamo un aggiornamento, abbiamo una celebrazione dalla Chiesa dei Campi Flegrei, sempre nel Napoletano, chiesa del pastore Leonetti. Molti ci avete chiesto quando andranno in onda i culti del pastore Leonetti. Ecco, oggi è proprio l'appuntamento, 17:40, appuntamento con Campi Flegrei, alle ore 18:30 ancora a Napoli con la chiesa Adi col pastore Davide Diorio, e poi alle ore 20 c'è la celebrazione del culto oggi giovedì con il pastore Cataldo Petrone. Quindi gloria, vediamo appuntamento, bellissima giornata ricca insomma di tante cose che sono di edificazione per la gloria nostra vita. Andiamo subito alla presenza del Signore per ringraziarlo. C'è proprio grande bisogno di ringraziare il Signore. Intanto vogliamo
aggiornarvi, stanno arrivando ancora tantissimi altri messaggi. Vi ringraziamo perché notiamo, vediamo proprio, alleluia. Ma grazie anche per l'affetto, ma quanto ci vogliono bene. Sì, 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 grazie. Alleluia. C'è anche ecco, tantissimi altri ringraziamenti. Arrivano, il nostro pianto si è trasformato in gioia. Alleluia. Leggo, vi seguo e il Signore mi benedice attraverso di voi. Ringraziamo tanti, non possiamo fare il nome. C'è qualcuno che ci scrive e ci vuole bene, ma siamo un'unica famiglia alla presenza del Signore. È un mondo di bene a tutti quanti. E un giorno ci vivremo insieme in cielo. Amen, alleluia. Quindi gloria al nome del Signore. Grazie a Dio per questo tempo. Vogliamo ringraziare il Signore. È proprio un sentimento non solo di educazione, no? I nostri genitori ci hanno insegnato a ringraziare per il bene che riceviamo. Ma non è solo quello, noi vogliamo essere riconoscenti perché la grazia di Dio produce in noi la gratitudine, oltre ogni altro sentimento positivo, ma la gratitudine sta proprio alla base. Io ringrazio il Signore per voi. Prego, continui. E voi insieme a me ringraziamo insieme il Signore. E nella gratitudine c'è anche la risposta. Amen. Quante alleluia. Volte Gesù ha detto: Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre ancora prima di vedere. Alleluia. Quindi nel ringraziamento proprio c'è anche la risposta. Alleluia. Mentre ti ringrazio, il Signore ancora interviene. Quindi preghiamo insieme a fratello Michele. Alleluia. Grazie Padre, ti vogliamo bene, ti amiamo, alleluia. Sei meraviglioso. Gloria a noi, Dio. Signore, ti stimiamo e ti amiamo in un modo straordinario. Oh, sei la nostra unica grazie. Fonte di ispirazione, Signore. Noi rivolgiamo a te ogni nostra preoccupazione, noi rivolgiamo a te ogni nostro sguardo quando siamo tristi, quando siamo felici. Noi vogliamo dipendere dalla tua mano, vogliamo dipendere in ogni area della nostra vita direttamente da te. Vogliamo, Signore, che il nostro io sia sottomesso, annullato alla tua presenza. Vogliamo, Signore, essere sempre più vicini alla presenza, vicini alla distanza, all'altezza, alle dimensioni del tuo figliolo Gesù, così come ci hai alleluia. Detto in questo spazio di meditazione. Signore, noi ti amiamo, sei glorioso, sei meraviglioso. Grazie per quello che hai fatto, grazie per tutte le visite mediche di questa settimana fino ad oggi e quelle che ancora stamattina e ancora domani e ancora sabato continuerai, nelle quali continuerai ad operare, farai vedere grandi cose. Grazie perché tu hai operato, hai toccato, hai guidato i medici nelle operazioni. Grazie, Signore, hai guidato i medici nelle analisi. Signore, hai guidato le risposte, hai sistemato, grazie, hai sistemato quel femore, alleluia, grazie, abbiamo visto, hai sistemato, Signore, quel cancro, non c'è più, hanno aperto e non l'hanno trovato. Abbiamo visto, Signore, che tu stai operando in modo straordinario, Signore. Non è vero, Padre, non si sono sbagliati, sei tu che hai operato. Alleluia. E noi lo sappiamo bene, Signore, sappiamo bene che tu stai intervenendo, interverrai, Signore, anche nella riabilitazione di molte persone che si stanno affidando a te. Noi ti ringraziamo perché tu sei meraviglioso, Padre, più di ogni altra cosa. In questo momento vogliamo ringraziarti per il tuo figliuolo Gesù, il quale ci rende figli, attraverso il quale ci possiamo sentire figli, possiamo venire a te come un figlio va al proprio papà, un figlio va alla propria mamma e dice: ho bisogno di te, voglio le tue coccole, Signore. Noi ti abbracciamo, ti amiamo, ti desideriamo, non ci lasciare, stai vicino a noi, Signore. La giornata di oggi davanti a te, abbiamo tanti appuntamenti, forse che il tempo, le circostanze ci stanno mettendo dinanzi, quanti pensieri si presentano, Signore, per toglierci la gioia, il beneficio della tua presenza. Cacciali, Signore, aiutaci a cacciarli via nel nome di Gesù. Signore, aiutaci a resistere davanti alla tua presenza, perché noi vogliamo gioire. Oh Signore, ancora infine rendici consapevoli, Signore, che come Isaia la tua presenza, alleluia, possiamo ricevere una purificazione totale delle nostre vite. Amen. E possiamo vivere la chiamata, il mandato in un modo unico, perché tu in noi farai un'opera straordinaria. Amen. Signore, noi lo sappiamo, lo stai già facendo ancora oggi, Signore, portaci avanti, perché noi vogliamo vedere il risveglio nella nostra nazione. Ma prima di questo risveglio, Signore, deve esserci un risveglio nella nostra vita. Amen. E nostre singole vite, Signore, risvegliate
state insieme alla tua presenza faranno, Signore, la nostra nazione la nazione più benedetta del mondo, se tu lo vuoi. Ma aiutaci, Signore, ognuno di noi in questo momento a vivere un risveglio personale, e partiamo proprio dal ringraziamento, dalla gratitudine verso quello che tu compi nella nostra vita. Già il fatto che tu stai ascoltando il nostro ringraziamento, alleluia, ci rende felici. Già il fatto che tu ci stai accogliendo come figli alla tua presenza, Signore, grazie per questo. Ti amiamo, benedicici, papà, benedicici, perché abbiamo bisogno di te e noi senza di te non possiamo fare nulla. Grazie per quello che fai e farai ancora nelle nostre vite, nelle nostre case. Nel nome di Gesù ogni ringraziamento e ogni lode, il benedetto in eterno. Amen, alleluia. Amen. Grazie, Dio. Signore Gesù, alleluia. Alleluia, che grazie, bella presenza Padre. Stamattina. Alleluia. Meraviglioso Dio. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Noi ringraziamo grazie, Signore, il Signore per questo nuovo giorno che ci ha concesso alleluia. Di stare insieme in questo gloria momento te, di Signore. Devozione. Conservate quello che il Signore vi ha dato, conservate le benedizioni, non sperperate nulla, non lasciate che il nemico vi possa turbare Amen. In alcun modo. Noi vi aspettiamo ancora tutto il giorno con tutte le programmazioni di Parola Amen. Di Vita. Per questo appuntamento ci vediamo domani mattina alle 9:30. A Dio piacendo. Pace, shalom, buona giornata.